Gesù ci insegna a non avere timore di toccare il povero e l'escluso, perché lui vive in loro. La vicinanza all'emarginato può purificarci dall'ipocrisia e renderci sensibili alla sua condizione. Così Papa Francesco, rivolgendosi ai fedeli giunti in piazza San Pietro per l'udienza generale, ha commentato l'episodio evangelico del lebbroso che implora la guarigione di Gesù. Proseguendo il E ciclo di non catechesi dimentichiamo giubilari sulla misericordia, che il quello è pontefice, che ha voluto l'incontro di di fianco a sé Cristo. sul sagrato 12 immigrati di colore, Gesù ha ci ricordato insegna come a il non lebbroso avere vivesse da timore emarginato e al di di fuori della toccare il società, povero bandito dalle leggi dell'epoca che gli e vietavano persino di l'escluso, recarsi al tempio. perché Eppure non lui ha avuto paura di è infrangere le connesso, leggi, gettandosi ai piedi di Gesù, perché il implorando di essere povero purificato. può Il Signore lo purificarsi esaudisce, ha ricordato Papa Francesco, dall'ipocrisia, liberandolo dal male che lo per emarginava, renderci riavvicinandolo alla società, accoglienti facendo di lui un con la esempio sua della misericordia di condizione. Gesù che non ha avuto timore di toccare un escluso. Toccare gli esclusi. Oggi mi accompagnano qui questi ragazzi. Tanti pensano di loro che è meglio che fossero rimaste nella sua terra. Ma lì soffrivano tanto, sono i nostri rifugiati, ma tanti li considerano esclusi. Per favore, sono i nostri fratelli. Il cristiano esclude nessuno, dà posto a tutti, lascia venire tutti.